Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo oggi nello studio del professor Franco Prospero. Il professor Franco Prospero è lo storico di riferimento di Peschiera del Garda e dopo una vita di studio, di lavoro e di ricerca ha pubblicato vari testi, tra l'altro testi storici su Peschiera su cui noi di Tourism Peschiera ci basiamo per fare molti dei nostri testi che pubblichiamo e condividiamo da anni con voi. Quindi oggi ci pareva veramente una bella cosa e siamo stati contenti anche della possibilità di entrare nello studio di Franco Prospero per presentare alcuni suoi lavori, soprattutto il più recente che ha pubblicato, e farvi vedere delle stampe, delle immagini di Peschiera del Garda storiche che effettivamente solo il professore ha. E di conseguenza, grazie al professor Franco Prospero, siamo quindi oggi nel suo studio per presentare che cosa? È il mio ultimo libro, Siede Peschiera, bello e forte arnese. Ovviamente il riferimento è a Dante nel canto 20, 20° dell'Inferno. È una raccolta frutto delle mie passioni di vari anni sulle stampe di Peschiera e poi sui poeti che hanno citato Peschiera. Le stampe sono di vari periodi, partiamo dal 1600 per arrivare a fine 1800. Le poesie partono dal 1300 appunto con Dante e finiscono a fine 800. È una raccolta di immagini a volte molto rare, copie più o meno uniche. Ci sono anche inseriti dei disegni che ovviamente sono unici. Nelle poesie ho trovato citazioni di autori importantissimi, Manzoni, Carducci, ma ho trovato anche, ed è stata la mia grande sorpresa, poesie intere dedicate a Peschiera, non solo citazioni, ma poesie che hanno il titolo Peschiera di vari periodi, a partire sempre dal 1300, c'è un sonetto bellissimo su Peschiera, nel 1500, per ricordare l'assedio del 1909, ci sono poemi interi dedicati a Peschiera, nell'800 tantissime cose su il Risorgimento, inni, canzoni varie in rima, e la cosa più che mi ha più stupito, aver trovato 6 poesie in lingua straniera, 3 in tedesco, una in francese, una in inglese e addirittura una in spagnolo, dedicate a Peschiera. Significa che Peschiera era ben inserita nel contesto storico e culturale del periodo. Certo, quindi professore, adesso se sarà così gentile ci potrebbe fare veramente una guida, ci potrebbe fare un'escursione attraverso foto e stampe d'epoca, anche magari seguendo un filo logico temporale, per far vedere a tutti i nostri follower che ci seguono veramente da tanto tempo, a cui raccontiamo ormai da anni quotidianamente Peschiera e la sua storia, effettivamente la storia ricca di questa città. Ovvio che dovrò fare dei salti enormi, perché potete vedere solo qui, ne sono esposte alcune, tante non sono qui esposte, sono nei miei album, e quindi faccio proprio vedere alcune cose simboliche. Quando Filippo, certo, avrà un paio di giorni da dedicarmi, le farò vedere tutte, ecco. Grazie, allora cominciamo questo tour insieme, grazie ancora. Certo. Vediamo adesso alcune stampe tra le più importanti di Peschiera. La prima che vediamo è del 1699, è stata fatta da Coronelli, che era un geografo veneziano, è molto precisa perché è fatta con scopi militari. La seconda che vediamo è forse la più famosa stampa di Peschiera, è stata fatta nel 1848 per celebrare l'entrata dei piemontesi a Peschiera. Ci troviamo sempre nella mia biblioteca, dove ci sono altre stampe, tra cui questa del 1727, che è significativa perché Peschiera nel 1727 non era così. Evidentemente è stata fatta a memoria, senza che l'autore sia passato da Peschiera. Questa stampa è di provenienza austriaca, è stata fatta anche questa per ricordare il 1848 e rappresenta la resa del generale Ratta alle truppe piemontesi. Questa è una delle stampe più belle di Peschiera, è del 1836, è un'acquatinta, si vedono due particolari molto importanti, il ponte San Giovanni che era ponte levatoio e l'edificio esistente prima della costruzione del padiglione ufficiali. È stato abbattuto per mettere la
edificazione del padiglione del Ficiani. Qui abbiamo una stampa sempre di provenienza austriaca che ricorda un fatto della guerra del 1848, quando Carlo Alberto chiede la resa al comandante Rath, le condizioni di resa che vengono respinte. È una stampa rarissima. In tantissimi anni di ricerche ne ho trovato una copia sola, ma ci sono stampe che sono state prodotte dagli austriaci, ma anche dai francesi e alcune anche dagli inglesi, che tutti questi seguivano con interesse le vicende del risorgimento italiano. Sopra abbiamo un disegno, quindi copia unica, del 1861, che rappresenta il porto e il baracchino per la pesca. Il porto era sicuramente così, e la particolarità è questa, che essendo stato fatto nel 1861 con la presenza a Peschiera degli austriaci, era difficilissimo poter disegnare la fortezza, perché era una fortezza militare. Evidentemente chi l'ha disegnata era un ufficiale austriaco che poteva permettersi di disegnarla. Vi ricordo che questi miei due ultimi libri li potete trovare in vendita presso la libreria La Tana del Lupo, presso l'edicola Dolci in via Venezia, presso il Museo della Pesca e anche presso la sezione degli Alpini di Peschiera. Concludo con un proverbio tratto dal mio primo libro, che anche questo libro è stato il frutto di ricerche che poi mi hanno portato a sviluppare in questo libro la parte sulle poesie, e il proverbio dice: è inutile correre, tanto Peschiera è già presa, che si diceva nell'Ottocento a chi aveva fretta. Non serviva avere fretta, perché tanto Peschiera è già presa, perché la sede di Peschiera del 48 è stato seguito a livello nazionale.